Il 1 luglio 2023 l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare varata nel 1931, partirà da Genova per il giro del mondo della durata di 19 mesi che era stato rimandato nel 2020 a causa della pandemia. Previste 31 tappe in 28 paesi dei 5 continenti, è il secondo giro del mondo della sua storia dopo quello già compiuto tra il 2002 e il 2003. Per la prima volta in oltre 92 anni di storia il veliero più bello del mondo, simbolo dell'italianità e ambasciatore dell'UNICEF, dopo la traversata atlantica e una sosta lavori di circa 5 mesi a Buenos Aires, entrerà in Oceano Pacifico attraverso lo stretto di Magellano o Capo Horn. Dopo le tappe negli Stati Uniti, Giappone, Filippine, Australia, India e Penisola Arabica, il Vespucci rientrerà in Mediterraneo attraverso il canale di Suez per poi tornare alla base della Marina Militare della Spezia nel febbraio 2025. A bordo gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno impegnati nelle tradizionali campagne di istruzione. In loro assenza, trattenuti in Italia dagli obblighi dell'anno accademico, il veliero navigherà con l'equipaggio fisso di bordo, che dunque varierà da un minimo di 250 fino a un massimo di 400 militari imbarcati. L'attuale comandante dell'Amerigo Vespucci, il 124esimo nella storia della nave, insediato da settembre 2022, è il 47enne capitano di vascello Luigi Romagnoli, genovese. Verso fine 2023, come da prassi, dovrebbe avvenire l'avvicendamento tra l'attuale comandante e il suo subentrante. Questa carica a bordo del Vespucci solitamente dura circa 12 mesi e dunque, quando la nave si troverà nell'Oceano Indiano, potrebbe alternarsi un nuovo comandante per il rientro in Italia.